Manduria riprende il suo percorso di legalità e giustizia tra scuola, cittadinanza e comunità. La rassegna fortemente voluta dall'amministrazione comunale è giunta alla seconda edizione. L'incontro inaugurale ha visto la partecipazione del presidente di Radici Future Produzioni, Leonardo Palmisano, del vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio, di Dora Giannatempo della cooperativa sociale Alter Eco, di Angelo Santoro, presidente della cooperativa sociale Semi di Vita, di Michele Montemurro, professore ARCOD del Politecnico di Bari. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani studenti e tutti i cittadini al tema della legalità e della giustizia come fattore essenziale per la costruzione di una comunità che sappia muoversi nel solco del rispetto, della convivenza, dell'impegno civico. Gli elementi fondamentali per la crescita di una comunità è la legalità e la giustizia, cioè nel senso che ci siano tutti quei comportamenti dei singoli nel rispetto della legalità per contrastare la prepotenza e l'illegalità. Ora, questo sono dei valori che spesso le comunità dimenticano, si soffermano su strade, tutto quello che una città meriterebbe di avere, per carità, non è una scoperta nuova né deve essere negata il raggiungimento di questi obiettivi, però fondamentale sono i contenuti, quindi affrontare le problematiche giovanili. Sappiamo che la nostra città, se vogliamo in modo particolare il centro storico, è occupato dalle nuove generazioni, da ragazzine fino a tardissima notte, e quindi quando si sta fuori di casa così da soli non sappiamo, io mi auguro sia tutte buone azioni, però il dubbio mi viene, e allora ecco perché noi poi questo progetto lo vogliamo e abbiamo la collaborazione delle scuole superiori, che è fondamentale perché possano le nuove generazioni capire e distinguere la legalità dall'illegalità. L'amministrazione comunale ha già raggiunto importanti obiettivi, dotando l'ente di un regolamento sulla gestione dei beni confiscati alla mafia. È stata l'occasione per presentare i progetti dei beni confiscati, candidati e finanziati con il PNRR. A Manduria eravate messi male, nel senso che erano tantissimi i beni confiscati, mai candidati a ristrutturazione, rigenerazione e rifunzionalizzazione. Invece Manduria è tra i pochi comuni d'Italia ad aver avuto ammessi a finanziamento, quindi idonei, tutti i beni confiscati che ha candidato, che sono, se non sbaglio, 7. Una molteplicità di beni, ci sono degli immobili dentro i quali ovviamente andranno sviluppate delle funzioni, dei servizi sociali, e che prevedono ovviamente, come lo dice la legge, la partecipazione dei cittadini, quindi la creazione di cooperative sociali per la gestione, ma anche spazi agricoli importanti in un territorio che fa, diciamo, della cultura rurale un fatto identitario. Chiudo su questo: Manduria ha la capacità di creare sistema tra i beni immobili e i beni rurali, infatti questa sera ci sono persone che gestiscono beni rurali e anche beni immobili, su questo io penso che si debba produrre lavoro. La rassegna ha ricevuto importanti patrocini, tra cui quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della provincia di Taranto. Ha potuto fare affidamento a partner quali Legalitria, il più importante progetto di lettura italiano contro la devianza e la criminalità, e l'Associazione Libera, Capitano Emanuele Basile di Manduria. Annunciata inoltre l'adesione ad Avviso Pubblico, associazione che riunisce amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica. Il progetto della legalità o del rispetto delle regole, delle leggi, non si può fare da solo, nel senso né un comune come Manduria né nessun altro comune, piccolo che grande che sia. Occorre una rete di istituzioni pubbliche che credono nella legalità, attuano la legalità, la legittimità degli atti, dei comportamenti quotidiani, in modo tale da far affermare quello che è, come dire, quel valore che è utile a che le comunità vivano serenamente. L'economia cresce soltanto se c'è rispetto delle regole. Se non ci sono rispetto delle regole, non cresce nessun territorio dal punto di vista né culturale, né economico, né sociale. Ringrazio il Comune di Manduria per la disponibilità mostrata. Avviso Pubblico in Puglia conta delle adesioni importanti dalla Regione Puglia al Comune di Bari, alla città metropolitana di Bari
e oggi il Comune di Manduria, che è un territorio molto importante sia per la storia dell'antimafia sociale che per la storia della Puglia intera. Avviso pubblico chiede agli amministratori e ai sindaci, che quindi manifestano coraggio ad aderire ad avviso pubblico, non soltanto l'impegno a rispettare la normativa e a promuoverne il rispetto, ma anche di impegnarsi a spiegare ai ragazzi e alle ragazze quanto noi possiamo fare come cittadini per contrastare le organizzazioni criminali con le nostre azioni, a ricordare la memoria delle vittime di mafia e a trasferire tante competenze, tanti lavori, anche opere artistiche come il nostro ultimo docufilm La mafia ha paura, liberamente visibile su YouTube, nelle scuole e nelle associazioni culturali. È un impegno bello grande che si è preso il Comune di Manduria e questo certifica la voglia, il desiderio di questa amministrazione di fare qualcosa di più per la legalità. Manduria sta diventando un punto di riferimento, sono contento che il sindaco abbia deciso assieme alla giunta di aderire alla rete di avviso pubblico, questo significa che davvero Manduria sta dando una risposta a chi pensa che Manduria sia ancora mafiosa. Curata dall'assessore Fabiana Rossetti, la rassegna vedrà la partecipazione di diversi ospiti. Cerchiamo di diffondere sempre di più il messaggio dei beni comuni. Oggi parliamo, il tema principale sono i beni confiscati, che sono beni della collettività, quindi sono beni di tutti e dobbiamo rispettarli, come qualsiasi cosa che viene realizzata, che è un bene pubblico. Iniziamo questa seconda rassegna, abbiamo deciso di far coincidere l'incontro con la cittadinanza con quello degli studenti e proseguiremo con altri incontri mensili, infatti do appuntamento proprio al prossimo 24 novembre dove sarà presente qui a Manduria il dottor Cafiero De Rao e a seguire ci saranno altre personalità importanti impegnate nella legalità come Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo.